Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in essa finché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia, ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione, per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Canto una preghiera, quella che tuo figlio ci ha insegnato per amore. Noi ti glorifichiamo. Dal Libro di Cielo, volume 12, 16 marzo 1918. Mi sentivo un gran bisogno e rivolgevo a Gesù i miei dolorosi lamenti, e lui tutto bontà è uscito da dentro il mio interno, vestito con una veste tempestata di diamanti fulgidissimi, e come svegliandosi da un gran sonno. E tutto tenerezza mi ha detto: figlia mia, che vuoi? I tuoi lamenti hanno ferito il mio cuore e mi sono destato per rispondere subito ai tuoi bisogni. Tu devi sapere che io stavo nel tuo cuore, come tu facevi i tuoi atti, le tue preghiere, le riparazioni, come ti versavi nel mio volere e mi amavi. Io prendevo tutto per me e me ne servivo per alimentarmi ed abbellire la mia veste di preziosi diamanti. Tanto vero ciò che mentre tu mi amavi, pregavi ed altro, non restavo digiuno come se nulla facessi, ero io che prendevo tutto per me, avendomi dato tu piena libertà. Ora, quando ciò fa l'anima nei suoi bisogni, non so starmi a riposo, e io mi faccio tutto per lei. Dimmi dunque che cosa vuoi. Ed io gli ho detto i miei estremi bisogni, versando amare lacrime, tanto da bagnare le mani santissime di Gesù. Ed il dolce Gesù mi ha stretto al suo cuore, versando dal suo nel mio un'acqua dolcissima che tutta mi ristorava. E poi ha soggiunto: figlia mia, non temere, io sarò tutto per te. Se le creature verranno a mancare, io farò tutto. Ti legherò e ti scioglierò, non ti mancherò mai. Mi sei troppo cara, ti ho cresciuto nel mio volere, sei parte di me stesso. Ti farò di guardia e dirò a tutti: nessuno me la tocchi. Perciò chetati che il tuo Gesù non ti lascia. 26 marzo 1918. Continuando il mio solito stato, cercavo di fondermi nel divin volere. Il mio dolce Gesù mi ha detto:
Figlia mia, ogni qualvolta l'anima entra nel mio volere e prega, opera, soffre, eccetera, tante nuove bellezze divine acquista. Sicché un atto in più o in meno fatto nella mia volontà è una bellezza di più o di meno che l'anima acquista. Non solo, ma in ogni atto in più che fa nella mia volontà prendo una fortezza, una sapienza, un amore, una santità ed altro divina in più. E mentre prende le qualità divine, lascia le umane. Anzi, operando nel mio volere, resta come sospeso ed agisce e prende luogo la vita divina. Ed il mio amore ha lo sfogo di prendere attitudine nella creatura. 27 marzo 1918. Mi lamentavo con Gesù che neppure la Santa Messa potevo ascoltare. E Gesù mi ha detto: figlia mia, chi forma il sacrificio non sono io. Ora, l'anima che vive con me e nel mio volere, trovandomi io in ogni sacrificio, lei stessa resta come sacrificata insieme con me, non in una messa, ma in tutte le messe. E vivendo nel mio volere, resta con me consacrata in tutte le ostie. Non uscire mai dal mio volere ed io ti farò giungere dove vuoi. Anzi, tra te e me ci passerà tale elettricità di comunicazione che tu non farai nessun atto senza di me ed io non farò nessun atto senza di te. Sicché quando ti manchi qualche cosa, entra nella mia volontà e troverai pronto ciò che tu vuoi. Quante messe vuoi, quante comunioni vuoi, quanto amore vuoi. Nella mia volontà nulla manca, non solo, ma troverai le cose in modo divino e infinito. Molto belli, anche se molto brevi, questi tre capitoli, soprattutto il secondo e il terzo ci daranno modo, ecco, di meditare, di riflettere un po' su come ci si addentra, su come si progredisce nella vita e nella divina volontà, e su come questa non sia un qualcosa di già dato o acquisito una volta per tutti, ecco, ma come del resto tante volte abbiamo meditato, il frutto di un cammino, di un processo, analogo a quello che accade con tutti gli atti umani e con la vita umana. Si cresce o si decresce, si progredisce o si regredisce, si migliora o si peggiora. Noi sappiamo benissimo che tutto questo è dato, per quanto riguarda la vita interiore, la vita spirituale, dalla qualità e dal numero degli atti. Non c'è altro che questo. Un peccatore di fatto non è altro che una persona che moltiplica atti peccaminosi. Dal punto di vista oggettivo, e in questo caso può darsi che sia peccatore senza saperlo, quindi che fa delle cose cattive e produttrici di male, ma non ne è consapevole. Quindi questo vuol dire che ci sono delle limitazioni, delle circostanze attenuanti nell'imputazione di quel male fatto, ma quel male fatto comunque da un punto di vista oggettivo degrada, fa male, fa regredire l'anima. Ecco perché è così importante formare la nostra coscienza, perché non basta dire non lo sapevo. Come scrisse San Giovanni Paolo II in quella splendida enciclica che è appunto La Veritatis Splendor, lo splendore della verità, ecco, che è appunto un'enciclica splendida, dove spiegò delle cose con una chiarezza ed una puntualità e precisione veramente straordinarie. Gli atti sono oggettivamente buoni o cattivi, alcuni sono intrinsecamente cattivi, nel senso che non si possono fare mai, in nessun caso e per nessun motivo. Quelli cioè contrassegnati dal non nel decalogo, non nominare il nome di Dio invano, non ammazzare, cioè non uccidere senza
che ci sia una rarissima e sempre più rara giusta causa, non commettere atti impuri, non rubare, non dire falsa testimonianza, non desiderare la donna ad altri e non desiderare la roba ad altri, così come non avrai altro Dio all'infuori di me. Ecco. Quando si trasgredisce oggettivamente uno di questi comandamenti, che uno lo sappia o che uno non lo faccia, se non lo sappia, che lo voglia o non lo voglia, e che succede? Succede che l'anima si degrada, perché chiaramente poi quando questa trasgressione è consapevole e volontaria, è ciò che dà vita poi alla tipologia del peccato mortale, per cui non basta soltanto aver trasgredito su un punto serio e grave la legge di Dio, ma ci vuole la piena avvertenza e il deliberato consenso. O quando si arriva a questi livelli, lì c'è proprio il precipizio, c'è il decadimento, c'è la precipitazione anticipata nell'inferno, perché si perde la grazia di Dio, no? Ecco, quindi chi è un peccatore? Un peccatore è uno che moltiplica gli atti peccaminosi. Adesso dice una bugia, adesso ruba, adesso insulta il prossimo, adesso dice una maldicenza, adesso fa un atto impuro, adesso non va a messa la domenica, adesso c'ha 100.000 idoli nel proprio cuore, mo c'ha le donne, mo c'ha il sesso, mo c'ha il successo, tutte queste cose qui. E chi è un giusto? Un giusto è una persona che queste cose non le fa, quindi che osserva sostanzialmente la legge di Dio. Chi è un santo? Un santo è una persona che non si accontenta di non trasgredire la legge di Dio, ma che cerca di esercitare le virtù, è in grado sempre più alto. E chi è un figlio della divina volontà? Un figlio della divina volontà è un uomo che si è talmente abituato a vivere nella divina volontà, e come ha fatto? Moltiplicando sempre di più gli atti, come ha detto Gesù nel secondo paragrafo, fatti nel divin volere. Quanti più ne fai, e che cosa succede? Tanto più, bellissima quell'espressione, si prendono le qualità divine e si lasciano le umane. E ogni atto fatto nella divina volontà produce nell'anima una fortezza, una sapienza, un amore, una santità ed altro divina in più. Questi sono principi generalissimi, cioè noi viviamo così, cioè la stessa cosa vale per quanto riguarda la nostra vita corporale. Se uno mangia, si mantiene in vita, quindi porta nel proprio corpo un certo apporto calorico tale che gli consente di vivere. Ora, la vita del corpo, ecco, se l'apporto calorico è eccessivo, diventiamo, ci ingrassiamo. Se è, come dire, non sufficiente, dimagriamo. Se è giusto, stiamo bene. Ecco. È la stessa identica cosa, se uno ci pensa, no? Quindi le realtà create sono, le entità create sono soggette a questa legge, d'accordo? Un uomo, se è diventato una balena, fa la dieta e dimagrisce, se è deperito e può, perché non tutti disgraziatamente possono, si nutre un po' di più e si rimette in sesto, se sta male cerca di curarsi, eccetera, no? Come si entra nella vita, nella divina volontà? Tante volte l'abbiamo detto, punto primo, avendo chiaro tutti quanti i campi, e se uno preferisce un linguaggio militaresco, i fronti, diciamo così, di azione e di attenzione soprattutto, e dopodiché lavorandoci sopra. Gesù dice, un atto in più o in meno fatto nella mia volontà, è una bellezza di più o di meno che l'anima acquista. Come tante volte abbiamo detto, non bisogna prendere questi brani con l'ansia, d'accordo? Quindi che uno dopo comincia, mi sono dimenticato di dire che viene divina volontà nel mio bere, fa una tragedia, ecco, dagli effetti devastanti. Non è questo il senso, d'accordo? Bisogna sempre cogliere il messaggio, ecco. Però certamente, quanto più questi atti si moltiplicano, è tanto maggiore la portata di bene prodotta in me e fuori di me, e tanto più agisce, prende luogo la vita divina. Perché vivere nella divina volontà è appunto una vita, è un regno che piano piano si instaura del volere divino nella nostra anima. E siccome i re divini
amano sudditi liberi, non sudditi schiavi. Cioè, come ci dice tante volte Gesù nel Vangelo, no? Gente che gli chiede, vieni a regnare in me, e noi glielo chiediamo tutti i giorni, venga il tuo regno, però bisogna vedere se lo vogliamo realmente. Ricordiamo le parabole, per esempio, dei vignaioli omicidi, no? Cosa dicono? Non vogliamo che costui regni su di noi. Non vogliamo che regni su di noi. E la beffa anche con cui Gesù fu condannato a morte, no? Jesus Nazarenus Rex Judeorum, il re dei giudei. E quella beffa, tra l'altro, è proprio una beffa, perché Gesù fu messo in croce perché i suoi concittadini dell'epoca non lo vollero, d'accordo? Altro che re, fu un reietto, non un re, paradossalmente, no? E re dei giudei fu il pretesto, fu il capo di imputazione perché formalmente potesse essere accusato, ecco, di delitto di lesa maestà, no? Che fu poi, da un punto di vista di diritto penale romano, ecco, il capo di imputazione che permise a Pilato, un appiglio per poter lasciare Gesù, come fece di fatto, alla volontà di chi lo voleva morto a tutti i costi, no? La divina volontà è un regno. Allora, è un regno di gente che chiede di entrarvi volontariamente e che si adopera a questo fine. Se non vuoi entrarci o non ti adoperi a questo fine, a cui certamente il Signore invita, sollecita, esorta, tutte le conoscenze degli scritti, Gesù lo dice tante volte, a che cosa servono? Servono ad allettare le sue creature, cioè a fargli dire, ma veramente c'è tutto questo o stiamo su scherzi a parte? È un libro di cielo, quindi può essere vissuto il cielo sulla terra, o è, ce lo chiamo pure così, no? Un libro delle favole, inteso nel senso che le favole, sappiamo che le favole sono oggetto di fantasia e non sono cose reali. Ecco, appunto. Il problema è che lo si può chiamare graziosamente e vezzeggiativamente il libro delle favole, purché si sia coscienti che queste sono favole non fantasiose, ma sono favole destinate a diventare realtà in chi le fa diventare realtà. Ecco, il primo capitoletto che abbiamo visto, insomma, è molto molto bello. Gesù, prima di far vivere quest'altra esperienza, io non ho memoria di una cosa di questo genere, mi sembra che sia la prima volta che lui sa parla di questa, no? Gesù la abbraccia, la stringe al cuore e versa dal suo cuore di Gesù in quello di Luisa un'acqua dolcissima che tutta la ristorava. Uno ascolta queste cose, prende atto e dinanzi a queste cose bisogna sempre fare, a mio avviso, anzitutto un po' di sano e doveroso silenzio, insomma, no? Non cominciare subito a sporcare queste cose dicendo, ma che è questa cosa, ma io non capisco, ma che cose strane o cose del genere, no? Perché Gesù, se vuole, può fare questo e molto di più. Ecco, però tutto questo Gesù lo attribuisce alla perseveranza di Luisa, nonostante la perseveranza di Luisa nel vivere nel divin volere, nonostante il momento doloroso e di prova che stesse vivendo. E questo suo agire in maniera divina in quelle circostanze, quindi continuando a offrire atti, preghiere, riparazioni, a versare il volere in quello di Gesù, amarlo, eccetera, eccetera, ha formato questa veste di preziosi diamanti a Gesù stesso. E dice, quando un'anima mi sta così, cioè mi presta così tante attenzioni, no? È chiaro che quella è una bella immagine, fare tutte quante queste cose significa dare a Gesù una veste di diamanti, no? Insomma, è molto diverso dare a Gesù una veste di diamanti oppure spogliarlo e flagellarlo come hanno fatto a suo tempo e come fanno in continuazione i peccatori. I peccatori in continuazione spogliano Gesù e lo flagellano a sangue. Quindi è molto differente, no?
E Gesù conclude dicendo: guarda, figlia mia, io sarò tutto per te. Nessuno me la tocchi, uso questa espressione, no? Mi sei troppo cara, sei parte di me stesso. Il tuo Gesù non ti lascia, io sarò tutto per te. Ecco questa vita di... E qui occorre che ciascuno, se nella misura in cui crede, vuole vivere soprattutto, testi, ecco, la verità di queste parole con la propria personale esperienza. Dio diventa il tutto di chi lo fa essere il tutto. Quindi c'è questo gioco dove una buona parte, insomma, del lavoro la svolge l'anima. Ecco. Dopo il secondo e il primo paragrafetto andiamo un attimo in conclusione al terzo, e anche questo molto 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 importante. Luisa si lamenta del fatto che non poteva andare a messa, non poteva ascoltare la messa. Presumibilmente si sarà trattato di qualche periodo in cui il sacerdote non poteva andare a celebrare a casa sua, e in tal caso per Luisa la messa era bella che finita. Ecco, attenzione da un lato a comprendere bene le cose che Gesù ci dice e dall'altro a rallegrarci delle cose belle che Gesù ci dice. Gesù non sta dicendo che la messa e la comunione non servono e che se ne può fare a meno. Qui ci troviamo in una situazione di impossibilità oggettiva da parte di Luisa. Quindi quando Gesù parla in questi termini, spiegando come nella Divina Volontà i sacramenti sono contenuti e molto di più, cosa ovvia per chi capisce bene, perché ogni sacramento è un atto per antonomasia della Divina Volontà, perché il motivo per cui Gesù è presente nell'Eucaristia è la sua volontà. Il motivo per cui la messa prosegue nel corso del tempo della storia e attualizza in forma sacramentale il sacrificio della croce è un atto di sua volontà, è lui che ha voluto questo ed è lui che in ogni santa messa che si celebra produce i miracoli, perché si tratta di miracoli, la trasformazione del corpo, del pane nel corpo di Gesù e del vino nel sangue di Gesù, necessaria che questa cosa succeda, altrimenti staremmo celebrando un rito vuoto se non ci fosse un intervento divino, perché la transustanziazione sia una cosa vera e reale. Quindi Gesù non ha detto questo, ma ha detto che nel caso in cui ci si trovi nell'impossibilità oggettiva, e questo è il principio già noto in teologia cattolica, di partecipare o di ricevere un sacramento, ma si ha la volontà di farlo, questo vale già nella vita comune, la grazia non mancherà di far arrivare gli stessi effetti di quel sacramento. Perché tutto gira intorno alla volontà umana. Un conto che tu non vai a messa perché non ti va, perché non vuoi. No, anche qui no. Potendo andare a messa tutti i giorni, potendo, senza che ci siano problemi per i nostri doveri, per chi ci vive intorno, è certamente una cosa che potendo farla, se potendo farla non si fa, non è la stessa cosa che se potendo farla si fa. Non è la stessa cosa. Perché sono grazie sprecate, per tornare al tema della meditazione di ieri. Sono possibili grazie sprecate. Ma quando non si può, allora Gesù dice: sta attenta, figlia mia. E gli fa capire attraverso questo esempio ancora di più, o meglio, un altro aspetto, un'altra immagine del vivere nel suo divin volere. Dice: chi forma il sacrificio non sono io. Certamente. Ma se tu vivi nel mio volere, capiamo il passaggio anche logico, no? Trovandomi io in ogni sacrificio, perché sono io che sto celebrando tutte quante le messe e facendo i miracoli necessari perché la messa sia messa. E sono io, tra l'altro, che sono immolato durante la Santa Messa, perché Gesù si immola, Cristo che si dona con il suo corpo e il suo sangue, si dice in una delle preghiere eucaristiche, guarda Padre Santo questa offerta, è Cristo che si dona con il suo corpo e il suo sangue.
Non è un modo di dire, non è un rito la messa, non è una memoria di qualche cosa accaduto nel passato. È un atto che si compie qui ed ora, atto divino. Allora, se tu stai nel mio volere e il mio volere sta in ogni celebrazione della Santa Messa, chiaramente proprio per antonomasia, no? Figuriamoci se la Divina Volontà, ammesso che potesse non stare da qualche parte, questo chiaramente è un discorso per assurdo, ti pare che non sta dove viene celebrata la Messa. Allora, tu stai con me, non solo, ma resti sacrificata con me. E non solo in una Messa, quale quella a cui parteciperesti se potessi starci di persona, ma in tutte le messe. E vivendo nel mio volere resta con me consacrata in tutte le ostie. Questa è una cosa che evidentemente spirituale, ma che dobbiamo innanzitutto ben comprendere. Poi dobbiamo crederla e poi dobbiamo viverla, in caso che fosse necessario. Gesù prosegue e conclude: non uscire mai dal mio volere. E se tu ci metti questa attenzione, io ti porterò ad un punto dove tra te e me giungerà a parteciparsi una tale elettricità di comunicazione. Questa è bellissima un'immagine, questa è un'altra delle immagini tipiche del libro di cielo, no? La corrente elettrica. Che tu non farai nessun atto senza di me e io non farò nessun atto senza di te. Questa è l'immagine della corrente elettrica, è bellissima. Cioè, se noi abbiamo un impianto elettrico acceso, in ogni istante, qualunque cosa tocchi, cioè il frigorifero è sempre alimentato, tu non sai niente, se uno c'è un cordless è sempre alimentato, i modem della nostra casa sono sempre alimentati, i televisori sono sempre alimentati, qualunque interruttore schiaccio si accende la luce, d'accordo? Quindi è uno stato ininterrotto. C'è la corrente elettrica, e poi c'è un esempio che possiamo fare noi oggi, che Gesù poteva fare ai tempi di Luisa, ma non sarebbe stato capito perché non esistevano sulla terra quelle cose, no? Il modem connesso a internet è la stessa identica cosa. Ecco, quello deve essere il fine. Il modem connesso a internet, se uno lo lascia attaccato e acceso, a meno che non ci sia un guasto a qualche centralina, la banda e la linea è ininterrotta, è continua, posso andare a dormire, lasciare in download, in upload, tutto quello che voglio, fa tutto da solo, perché il modem è connesso. Quindi questo è il punto d'arrivo. Allora Gesù che cosa dice? Guarda, per arrivare a questo intanto comincia a fare attenzione a questa cosa, che quando ti manca qualcosa, qualunque cosa, entra nella mia volontà e troverai pronto ciò che vuoi, quante messe vuoi, dice, mi manca tanto la messa, entra nella divina volontà e trovala, impara a fare questo esercizio. Mi manca la comunione, entra nella divina volontà e farne quante ne vuoi. Ma la letteratura cristiana, tra l'altro, è piena, d'accordo, se uno va a studiare, di santi e di sante, a cui la comunione gliela ha portata nostro Signore Gesù Cristo in persona, gli angeli, gente che è vissuta per anni soltanto di Eucaristia, no? Quindi non è, cioè, noi dobbiamo sempre avere chiara questa percezione, cioè la divina volontà ha delle modalità di azione ordinaria e ad esse dobbiamo sempre attenerci, non chiedendo mai lo straordinario né comportandoci in maniera tale da costringere Dio a fare qualcosa di straordinario per noi, ma questo non significa che Dio, se vuole, in qualunque istante può fare quello che vuole e supplire a tutto. Quante comunioni noi, quanto amore vuoi, ti senti solo, ti senti abbandonato, entra nella divina volontà e vai a prenderti un po' d'amore divino, vedrai come stai meglio, anziché andare a cercare 100.000 consolazioni umane o, come dire, o palliativi o soddisfazioni o alternative. Nella mia volontà nulla manca, non solo che nulla manca, ma troverai le cose in modo divino e infinito, ossia in maniera totalmente differente da come le troveresti altrove.
Piano Santa Vergine Maria, la grande lezione di oggi è l'importanza del rimanere unito nel divino volere, imparando a moltiplicare quanto più possibile i nostri atti, comprendendo le leggi, ecco, che sono poi universali, di crescita della vita della divina volontà in noi, del regno della divina volontà in noi. Ecco. Su questo dipende anche da noi, certamente non solo da noi, perché abbiamo bisogno dell'aiuto del cielo, però essere attenti, solleciti, costanti, perseveranti, tanto quanto siamo convinti e crediamo fermamente alle promesse che Gesù, anche oggi, attraverso questi scritti, ha fatto a coloro che si dispongono e che operano costantemente nel divino volere. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.